Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Fronte Pescara, ancora entrambi a caccia del successo per obiettivi opposti le scelte di Cascioni. A metà campo Meazzi ritrova la titolarità dopo due mesi, l'ex Entella prende il posto dell'infortunato Aloi, Pierno confermato sulla fascia mancina davanti Vergani per Cuppone nel tridente completato da Merola che non è al 100% e a Cornero per contro 4-2-3-1. Comincia bene il Pescara con questo gran destro di Cornero servito da proprio da Vergani, un cambio gioco illuminante da parte dell'ex giocatore giovanili Inter e poi la conclusione da Cornero, poi ancora la Pescara con Merola, lato corto dell'area di rigore, il suo cross, l'assist per Vergani, recupera la posizione Perucchini, una parata tutt'altro che banale, dunque il Pescara che sembra cominciare in modo convincente, ma è solo mera illusione perché l'Ancona comincerà a prendere campo e c'è la rete dell'1-0 al 33esimo con Cioffi che punta Floriani, palla in mezzo, il guizzo rapinoso di Alberto Spagnoli che riesce ad anticipare Mesic, 1-0 ancora al 33esimo minuto nel corso del primo tempo, il 14esimo gol in questo campionato per il 9 Dorico. Rivediamo ancora l'azione con Cioffi che mette il pallone in mezzo e poi il guizzo, ripetiamo, di Spagnoli che brucia Mesic. Siamo nel secondo tempo, tutto facile per l'Ancona dopo 3 minuti, Sacco, palla in mezzo e la rete di Spagnoli, il 2-0 tutto solo, ma insomma l'intera squadra in bambola del Pescara, non c'è fase di non possesso, non sono rispettate le distanze tra i reparti, davvero tutto troppo semplice per Sacco che mette in mezzo senza neanche opposizione da parte di Brosco e poi il tocco facile, ripetiamo, di Spagnoli, ancora ad un passo dal tris con il difensore Mondonico, la parata di Plizzari che si salva deviando il pallone oltre la traversa, anzi si trattava di Pasini, maglia numero 27 vicino al tris, dunque vicino al tris la formazione ospite e poi questa è l'unica occasione del Pescara a disposizione dei biancazzurri del secondo tempo con Cangiano che aveva rilevato Merola, servito, assistito magistralmente da Cornero e Cangiano calcia addosso a Perucchini che però era stato bravo ad uscire, ad accorciare, diciamo così, il campo. 5 minuti di recupero a Pescara, ancora batte Pescara 2-0, altra grandissima delusione da parte dei biancazzurri, è la sesta sconfitta interna stagionale. Pescara 0, ancora 2.